Le regole mi impongono di chiedervi se esista la pur minima possibilità di riconciliazione. Nessuna possibilità. Nessuna. Fermatevi, per l'amor di Dio, fermatevi! Che fate? Siete impazziti! Non potete porre fine alle vostre vite così crudelmente! Quella femmina vi ha stregato! Vanessa è più che una femmina, Marchesa, e val bene il sacrificio delle nostre vite. Della vostra, principe. Si vedrà, duca. Non potete farlo! Tornate alla Troppo ragione! Troppo tardi, Marchesa. No, lasciatemi! Addio, principe. Alla faccia vostra, duca. No! Siete pronti? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Femmina sciagurata! Vanessa adorata. Che tu sia maledetta in eterno, Vanessa! La stupenda e flessuosa figura di Vanessa è nata per scatenare gli istinti più sfrenati di ogni essere umano. Caterina, wo bist du? Sono qui. Caterina! Sono qui, sorella. Tu non rispondere, dici perché. Ma io ho risposto, sorella. Tuo nonno è venuto a prenderti per matrimonio tua sorella Susanna. Los, los! Hast du verstanden? Come diavolo parla questa Befana? Non si capisce un accidente di quello che dice. In welcher Mundart spricht der Kerl? Ich verstehe gar nicht, was meint. Sei so lieb und sag ihm, soll die Katze stehen lassen. Lassen Sie die Katze! Oh, Cotonino, non ci avrò mica la bottega dei pantaloni aperta. No,
Nix kassen, am spies, la bottega è chiusa. Ma voilà. Sta parlando del gatto, nonno. Ah, io capisco, Caterina, ma guarda un po' come queste sporcaccione devono andare a chiamare un povero animale. Allora, se il maschio lo chiamano così, la femmina cosa le chiamano? Gnocche? Mo tieni mo questo tuo gatto, voilà. Va in balsè. Oh, mo sfecca, tica il gatto destro. Cara Caterina, era un po' che non ti vedevo. Come sei cresciuta. Dovresti avere quasi 17 anni. Fra 2 mesi, nonno. Sono proprio contenta di vederti. Anch'io sono contenta di vederti. Come stanno a casa? Ma come vuoi che stiano, a cominciare da quel pistolone di tuo padre? Per me possono andare tutti quanti a farsi fottere, capè? Scusa, nonno, vado a prendermi la valigia e scendo subito, 2 minuti. Oh, sì, oppure là. E così lasciamo sole le spose del signore. Mio Dio, che cattivo gusto hai avuto a sposartele. Perdonami. Oh! Si chiama Tonino, dovresti ricordartelo. È il figlio di Libero, il vecchio fattore, un bravo ragazzo che per quello sporco capitalista di tuo padre ha il difetto di essere di sinistra, ma io me ne fotto. Finché sarò vivo nessuno deve azzardarsi a toccarlo e alla mia morte gli lascio un gran bel podere. Non hai una bella opinione della nostra famiglia? Ha ragione. Sono un mucchio di sporchi capitalisti, affamatori del popolo. Tanto per intenderci, io della politica me ne sbatto. Chiaro? Sfido io. Tu sei un intellettuale, leggi i fumetti. Oh, piantatela voi due, altrimenti guido da per me. Ma lui non deve parlare male della mia famiglia. È un bugiardo. Oh, Caterina, sei stata troppo tempo in collegio tu. Aspetta a conoscerli meglio e te ne accorgerai. Insomma, quegni e pension, per l'amor di Dio, ma vogliamo sbrigarci? Sono già le 11, facciamo tardi. Vogliamo mandare all'aria il matrimonio. Io non ho mai visto una ragazza così scombinata. Di chi avrà preso poi? Proprio non lo so. Chi è lei? Che cosa vuole? Si tolga di torno, che cosa vuole? Mamma, ma non mi ricolossi. Sono Marco, quello che deve sposare Susanna, tua figlia. Oh, dove stiamo, Teresa? Marco, scusami, sono una sciocca, dovevo riconoscerti. Ma sai, confondo sempre le facce, io già sacse. Vieni qua, siediti qui. Ecco, mettetela là. Mamma, la cuffietta! Ma dove avete messo la mia cuffietta? Non riesco più. Ciao, mamma, sono arrivata. Ma so che se va a mettere la tua cuffietta. Ciao Caterina, bentornata. Guardami bene, non ti ricordi un po' i romanzi di Liala? Ah, sei te? Ma cosa fai lì come una statua? Insomma, dico, muoviti, no? Ma renditi utile, aiuta tua sorella. Su, mamma, aiutami. Nonna. Ma adesso girati un momentino, un fangadder. Sei tutti a posto, sì, lei a posto. Dio com'ti bella, la mia ragazzola, ti propri bella. Secondo! Ma dove sei cacciato? Rosetta! Secondo! Marco, corri, ma cosa fai? Sono qui, non so, corro. Non volete sbrigarvi? Dove siamo? Tira su quel velo, santo Dio. Se ce lo muovo un po' più piano, Rosetta, no? Ma venga davanti. Ma lo sai che preferisco starti dietro, no? Ma il mazzulenda spauso in due letmes. O dove siamo al pepers? Ma voglio ad un mandleder. Oh, Dio, il velo! Ma mi si intreccia! Oh, dagli stai! Presto, Marco, dai, vieni! Secondo, muoviti! Ma guarda più che roba! Oh, ecco il velo a posto, ma sto ben buono adesso! Mamma, sentimo bene! Ma sarà già incominciata la cerimonia! Oh, speriamo ben di no! Ma cosa sta dicendo? Se Don Calogero è ancora lì! Signor Primo, buongiorno! Sono in ritardo, vero? Sono entrati adesso, ma guarda che poi fai tardi sul serio, tardi, eh? Per colpa della macchina, ci vediamo dopo. Voilà. Senti mo la campana. Adesso a tal dei miei, quei due là si sistemano per benino con la dolce catena del matrimonio. Già, quella piccola fiorita catenella che poi man mano con l'andar degli anni si trasforma in una catena da lavori forzati. A vita. Ti voglio tanto bene.
Mi vuoi bene? Evviva! Evviva! Grazie! Grazie! Evviva! Grido alla salute di tutti voi! Evviva! I matrimoni mi fanno venire il volto a stomaco e la confusione anche. Ma guarda le piatte, vergognati. Pensa ai tuoi figli piuttosto. La parola a Don Calogero. Stiamo zitti, che sentiamo il discorso. Figlioli miei diletti, e con particolare... Silenzio, parla Don Calogero. ...la santa unione di questi due... Perché ti sei fermato? Parla Don Calogero. Ma che ti frego, vieni più cosa vicino. Cosa dici, no? Secondo? Niente, stavo dicendo che sto parlando Don Calogero, no? Le sue anime gemelle che credono nella validità del sacro vincolo. È su giovani come questi che la Chiesa conta perché sia assicurato a tutti noi un futuro migliore. E come dicevo, questa giovane sposa... Ti sei già rotta di quelli là, a quanto pare. Che ti dicevo? Se mi sono rotta, sono affari miei. Non farmi ombra, voglio lettere. Oh, buttale via quelle stupidate. Neanche perderci il tempo. E invece non sono stupidate. È una storia bellissima. Piena d'umanità, ecco. Da qua. E questa sarebbe l'umanità. Da noi le chiamano aguzzate, cioè scopate. Si chiamano accoppiamenti eterosessuali. L'ho studiato in collegio. Dove l'hai studiato? In collegio. Abbiamo un'ora al giorno di educazione sessuale. Ma guarda ben sti tedeschi. Ne trovano sempre una nuova, beh. Comunque lascia perdere i fumetti. A che ti servono certe cose nella vita? Non succedono mai. Lo dici tu. Vanessa, per esempio, è una donna meravigliosa. Non saresti capace di fare neanche un decimo di quello che fa la tua Vanessa. Dici di no? Dico di no. E difficilmente mi sbaglio. Beh, questa volta ci farai proprio la figura del fesso. Ci puoi contare. Mi fai pena, beh. Vedrai. E perciò, fratelli cari, vi invito ad alzare i calici e brindare alla salute degli sposi. Colomba, tu sembravi, era il tuo nido il mio cuore, ma un rapace falco predatore, ecco che cosa sei tu, col perfido tuo gioco, gli artigli tuoi di fuoco, affondi a poco, scusami cara, dove vai? Non lo so, nel mio cuore. Scusami mamma, dove vai? Non lo so, fa delirare. Il corpo tuo mi fa impazzire di voluttà. Schiavo del folle amor che m'ha insegnato, vivo nel gorgo del peccato insieme a te. Sì, signorina, permette questo, ma... Oh, non posso, ho una caviglia slogata. Papà, perché quando papà parli con le donne, papà vedi sempre, eh? Perché, ma fammi piacere, papà, ben vieni! Fiore avvelenato. Scusa, di su, dov'è che vai?
Torno subito. Candida colomba tu sembravi, era il tuo nido il mio cuore, ma un rapace falco predatore, ecco che cosa sei tu. Col perfido tuo gioco, gli artigli tuoi di fuoco, affondi a poco a poco qui nel mio cuore. Bella, la bocca tua fa delirare, il corpo tuo mi fa impazzire di voluttà. Schiavo del folle amor che m'hai insegnato, vivo nel gorgo del peccato insieme a te. Profumato, carnoso fiore avvelenato, muoio di te. Facciamo prepotenza, tutti debbono ballare con la sposa. Mamma, dovremmo sbrigarci. Non ti preoccupare, dai, che c'è tempo. Ma devo cambiarmi. Ma ho pensato tutto io, il tuo vestito da viaggio di sopra nella vostra stanza. Puoi andare a mettertelo se vuoi. Grazie. Andiamo bene, Susanna. Uai, ma dove lo vuoi portare? Di sopra. Oh, la sposa è nostra. C'ha ragione, la sposa è nostra. Ci avete tempo per fare l'amore, mo che fretta ci avete. Ma guarda che roba. Angela, dame. Dai, sbrigati, Dio mio, stiamo, farete tardi al treno. Sono pronta, ma arrivo, ma cosa ti preoccupi? No. Con la macchina ci mettiamo 5 minuti. Marco! Sì, cara! Marco, vieni, dai, fai presto! Evviva Caterina! Evviva Caterina! Evviva Caterina! Evviva! Allora, auguri, signor Secondo. Grazie, ma è stata una gran faticata con quelli lì. Guarda, lasci andare che ho la soddisfazione. Non è così? Sono commossa. Ah, no, no, così dico. Da me che lo è. Grazie, Pietro. Che bella ragazza. Grazie anche a te, papà. Ma cosa fa? Un sorriso. Di su, ti sei dimenticato di salutare Caterina? Ma su, dalle un bel bacio. Ma sicuro? Allora, dai, andate, no. Buon viaggio. Andè, salute. Ciao a tutti. Non vi stancate troppo. Ciao, ciao, buon viaggio. Auguri, figlioli. Insomma, Nane, ti vuoi decidere a aggiustare questa grondaia, se o no? Quando verrà l'inverno, la pioggia qui allagherà tutto. Oh, va, 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 le grondaie sono nella legnaia. Benissimo, signora, torno in dri e vado. Dove sei? Sono qui, Caterina, in solaio. Sorvoli il vestito, ci mancava anche quello. Dove lo metto? Papà, ma dove sei? Ma sono qui, Caterina. Oh. Giuro, anche alla porta qui. Ma un pochino. Papà. Cosa stai facendo? Come, cosa sto facendo? Sto cercando di utilizzare questa vecchia porta. Oh, in questa casa si butta via tutto. Si dilapidano le sostanze. Bisogna economizzare. Economizzare, chiaro? Papà, cosa hai fatto alla schiena? Chi, io? Ah, ieri sera ho preso una tale botta, sapessi. Perché non fai degli impacchi con acqua fredda? Ah già, non ci avevo pensato.
Scusa, papà. Dimmi. Volevo dirti che faccio un salto in città, se non ti dispiace. Qualche spesuccia e torno. Posso andare? Vai, vai pure. Però mi raccomando, comportati con dignità. Siamo d'accordo? Va bene, grazie papà. Ciao. Ciao, ciao. Porca bestia. Cosa c'è? Non funziona. Non ho bisogno d'aiuto. Posso fare da sola. Beh, che aspetti? Potresti darmi una mano, no? Ma tu non hai bisogno d'aiuto. Puoi fare da sola. Sciorbole, se sei cresciuta. L'ultima volta che t'ho vista, neanche mi sono accorto che eri una femmina. E adesso che te ne sei accorto? Oh, beh, dovrei guardare meglio. Puoi risparmiarti la fatica. Chiedilo a Marco. Lui non dovrebbe avere dubbi. Dishow, Tunen. Cosa c'è? Per quella lì ci vorrebbe una cosa sola. Che cosa? Un bel pistolet.
bello, è uno sporcaccione. Mamma mia, che dolore alle zecche. Adesso ci penso io. Ma ha strappato tutte cose. Per favore, la patente. Ma ha strappato pure la patente. Che dolore, mi fa male la patente. Mamma mia, che dolore, che dolore. Non faccia storia, la patente. Allora? Adesso è tutto a posto, non avrà più fastidi, stia sicuro. Ecco. Grazie. Ma guarda chi si vede, la reginetta dei fumetti. Quante ne legge al giorno? C'è poco da sfottere, i fotoromanzi sono una cosa seria. Ma come no, io li farei studiare a scuola. Sai che istruzione, ecco qua. Ma cosa ti è successo? C'è bucata la gomma. Lasciamela, fra un'oretta è pronta. Intanto puoi leggerti un fumetto. Oh dai, la vuoi piantare? Darei la vita per lavorarci in un fotoromanzo. Ma addirittura la vita? Beh, la vita proprio no, ma farei qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, se fosse necessario. Ma guarda un po'. Ma tu sei tutta matta qui. Comunque ci vediamo fra un'ora. Mi scusi, signorina. Involontariamente ho ascoltato quello che lei stava dicendo al meccanico poco fa. Davvero le piacerebbe lavorare nel settore dei fotoromanzi? Se mi piacerebbe. Ma io farei... Qualunque cosa, ho sentito. Perché allora non cominciare a salire nella mia auto? Potrei aiutarla a realizzare il suo sogno. Che cosa ha detto? Ha capito perfettamente. Vuol salire? Certo. Accidenti, questa sì che è una macchina. È sua? Già. Faccio il talent scout per alcune importanti produzioni di fotoromanzi. Che cosa fa? Il talent scout. Cerco volti nuovi per lanciarli nel firmamento dei fotoromanzi, qua e là per il mondo. Fotoromanzi. Viaggia molto lei, vero? Naturalmente. Svezia, Oriente, America del Nord. Le Bahamas. Conosce le Bahamas? Certo, sono le isole preferite di Vanessa. Già, spiagge incantevoli, alberghi di lusso, caviale. Champagne. E se è fortunata può sbattere il musetto su James Bond. Alle prese col capo del servizio segreto sovietico. Lei è quella persona che io stavo cercando disperatamente. E lei potrebbe anche essere la stella di domani. Chissà. Aspetta un momento. Posso? Ma aspetta un momento, no? Oh, ho detto mille volte che non devono toccare la mia roba di lavoro. E loro niente. Ma è stato più serio in vita mia. Carino qui. È lo studio dove lavoro, provvisoriamente, si intende. Davvero le pensa che io potrei avere qualche possibilità? Ma certo, facciamo qualche foto? Nulla in contrario, vero? No, no, anzi, si figuri. Questo è un lavoro faticoso sotto certi aspetti. No, no, anzi. Allora, pensa che ci riuscirò? Beh, di qualità ne ha tante. Ma il guaio è un altro. Quale? Il denaro. Occorrono molti soldi per iniziare una carriera. Capisce? Pubblicità, abiti, grandi alberghi. Sono tutte cose indispensabili e molto costose. E quanto presso a poco? Milioni. Ci vogliono alcuni milioni. Milioni? Eh sì. Quindi, se io riuscissi a trovare dei milioni come dice lei... Potrei diventare una stella dei fotoromanzi. Ma certo, glielo garantisco. Però ci vogliono almeno 5 milioni. E dove li trovo? Beh, capisco che non è facile, ma in ogni caso, se dovesse riuscire ad averli, sa dove abito. Allora, arrivederci. E a presto, spero. Glielo auguro proprio di tutto cuore. L'accompagno. Devo trovare quel denaro. Non so come, non so dove, ma lo troverò. Odisso, al manier dei braccianti, le belle in macchina. Però sta attenta a non correre, perché non potresti mica guidare. Non hai mica la patente, vero? Ma mamma, la macchina la guido solo in campagna. Lo sai bene che faccio così? Per andare in città dopo il motorino. Oh, se vabbè, al ritorno, passa bene dai birocchi e dice che tuo padre lo vuol vedere. Ma sei proprio sicura che il papà vuol vedere il birocchi?
Beh, ma certo che lo vuol vedere. Ma che razza di discorsi stai dietro a fare? Ma va là, dai, muoviti. Non mi far perdere tempo, cammina, sì. Va là. Wether! Mo' aiutate a scaricare! Vecchia Terina, mangi con noi? Non ho fame, e poi voglio tornare a casa, fa troppo caldo qui. Teresa, c'è il fiume laggiù, se vuoi possiamo fare un bel bagno insieme. È una buona idea, ma il bagno nel fiume me lo faccio da sola. Mo' cosa c'è? Ti vergogni di me? Niente affatto. Ma combinazione Ozzy, non ho neppure le mutandine. Ciao! Se tutto è cambiato, che fa? Prendiamo dalla vita quel che la vita ci dà. Mondo malato che va ben curato con pillole di buon umore. Se vive c'è speranza che torni florido ancora, fino a che c'è un filo d'erba ed un fiore nel prato sarà, finché il sole coi suoi raggi ci scalderà. Viviamo tra i campi in fiore, facciamo l'amore e i mali del mondo scordiamo, che per gli innamorati c'è sempre felicità. Vieni in campagna, vedrai che cuccagna, che pace, che serenità. Se cerchi un paradiso, devi lasciar la città. Aria pulita, profumo che invita a vivere in gran libertà. Ritrovi qui un sorriso, fatto di semplicità. Con la bella innamorata, letto morbido il fieno sarà, e una dolce serenata, un grillo canterà. Allegre e gaia, la festa sull'aia, dal liscio ti fai trascinare. Con un bicchier di vino, brindi alla felicità. E mali del mondo scordiamo, che per gli innamorati c'è sempre felicità. Lasciami! Vattene, mi fai schifo, lasciami! Aiuto! No! No, non voglio! Aiuto! Lasciala stare. Di cosa ti impicci? Non sono affari tuoi. Io dico di sì. Sta a sentire. Te saresti un contadino come tutti gli altri se quel vecchio inacidito non ti proteggesse. Oh.
Pensa ai fatti tuoi, ma di che ti impizzi tu? Piantala adesso. Perché? Lasciami! Non no, finisce così! Lasciami! Non finisce così! Beh, stai zitta! Lasciami! A fare il bagno nuda nel fiume, dai fumetti. Non c'è niente di male a mostrare il proprio corpo. Me l'hanno insegnato in collegio. E allora dovevano insegnarti anche il karate. Qui abbiamo tutti il sangue caldo. Ma lo sai che sei un dannato rompiballe. Ma si può sapere chi ti dà il diritto di dirmi quello che devo e quello che non devo fare? Affari miei, o se preferissi, la prossima volta che decidi di fare uno spettacolo di spogliarello, fammelo ben sapere. E stai sicura che non ci sarà nessuno a interromperti in quel caso. Beh, adesso ti interrompo io. Fermati. Che cosa vuoi fare? Andarmene per i cavoli miei, è permesso? Vai mo pure. E tanti auguri. Grazie. Sempre a maniera! A maniera di mi marò! Ma me, voi vado alla fotografia, vi fate la fotografia! Caterina! Susanna! Come stai, tesoro? Ma una gioia rivederti! Ti abbiamo portato un regalino. Come vedi, ti abbiamo pensata sempre. Guarda un po' se ti piace. L'abbiamo comprata a Milano. Io avrei preferito qualcosa di molto più romantico, un sobrisa, una miss di velo anni 20. Però Marco dice che questa è più sexy. Vabbè. Oh, ma che carina! Bella. Grazie. Grazie a tutti e due. Beh, ma cos'è quella roba lì? Ma quella è roba parigina! Oh, in casa mia quella roba lì non la voglio! Andà, ragazzù, a tavola! Vi ho fatto preparare un pranzetto che non vi dico, andà! Mi chiedo scusa, ma non ho fame. Preferisco andare a dormire. Beh? Scusate. Ah, papà, sono passata dal Birocchi. Gli ho detto di venire da te domani mattina. Va bene. Buonanotte. Oh, e questa è l'educazione che gli insegni in collegio? Ma da me? Beh, ma intanto io pago. Ma sono tu che insegni a me. Ah. Dai, mettetevi a sedere, ragazzi, mettiti qua. Vieni, mettiti a sedere anche te che mangiamo. Succelo, ma hai messo paura, sai? Ma lei che mi ha messo paura. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Piuttosto non succederà niente, sto tremando tutta. Ma cosa vuoi mai che succeda? Non lo so. Tu piuttosto ti ricordi tutto quello che devi fare. Te lo ricordi, no? Adesso vai. Vai su da prova. Dove mi devo mettere io? Shh, parli piano, prenda quello sgabello. Sì, quello. Quello lì? Sì, ecco. Va bene. E si metta là dietro, mi raccomando, non faccia rumore. Oh, io voglio un numero nuovo stasera e mi voglio divertire. Ma sì, mi raccomando, se ricordi che il mio cieco è tanto geloso, sì. Sarebbe capace di fare un casino. No, come non ti devi preoccupare, mi raccomando, Rosetta, stai tranquilla. Sì, Rosetta.
ancora molto ad aspettare. Giù con la testa, giù. Sì, va bene, stai tranquilla. Giù. Sì, sì. Ciao, Rosetta. Ma sentimo bene, io non mi ci ritrovo mica in questo ambiente. Ah, non ti ci mettere pure tu, per favore, oggi. Dai, mettiti lì sul letto e spogliati, va, sbrigati. Insomma, diventa una ciaveda complicata. Ah, non mi far venire i nervi, per favore. Insomma... No, non insistere, per favore. Ma ci vediamo nel finire domani mattina. Spogliati e stai musitto. Caterina! Ma cos'è lì? Mo voglio d'un manleder, chi è che mi distrugge la casa? Cosa c'è, Caterina? Ma ti sei fatta male? Ho sentito un rumore, ho avuto paura. Oddio, ma perché avete svegliato Caterina? Mo mamma è caduta dal letto. Oh, che salto! Non è successo niente, ha fatto solo un brutto sogno. Ma che rumore hai sentito? Dovevano essere i fantasmi. Ho un capo sbriso. Oh, ma va là, ma che fantasmi? Portala in camera sua e lascia accesa la luce. Buonanotte, mamma. Sì, oddio, oddio. Boh. Senti un po'. Ma non ci sono mai stati fantasmi in questa casa. Ben sorprese, vuol dire che saranno arrivati adesso. Adesso? Ma va a dormire, dai, vai. Mo senti che fatti i discorsi devo sentire io. Mo Caterina, sei matta. Signorina, l'è tutto a posto, ci ho messo anche il vino. Grazie, Rosetta. E salutami il tuo ragazzo. Grazie, riferirò. Sorbole. Mo lascia che guidi io. Tu non hai la patente. Molto gentile. Ma non ho bisogno di niente io. Mo prego, il bisogno è tutto mio. Perché non fermi da qualche parte? C'è un boschetto, niente male laggiù. Potevi andare al gabinetto prima di uscire. Adesso te la tieni. Ma non volevo dire questo. Chiudi la bocca o scendi. Va bene, chiudo la bocca. Non ci credi, eh? Adesso te lo faccio vedere io. Guarda mo qua. Se non facciamo la raccolta in tempo, questi pomodori si infradiceranno tutti. Tunei? Sì. Guarda che la vita non è mica fatta soltanto di lavoro, sai. Un giorno o l'altro dovrai pur mettere su famiglia, che pensi? Io capè, nonno. Ma non ho mica ancora trovato la donna che faccia per me. Invece, me a Chancun Ven che tu l'abbia già trovata.
Andrea Scarger. Dove scappi? Ma non scappo, c'ho da fare. Hai da fare con me? Senti bene, mi servono 5 milioni. Cosa? Stai scherzando? 5 milioni? E proprio a me li vieni a chiedere, tetimata. Mica tanto. O me li dai, o racconto a mio padre la storiella del fiume. Sta a sentire, Caterina. Non mi piacciono i ricatti. Non li accetto da nessuno. E a me non piacciono i tipi come te. Dove vai adesso? Te l'ho detto, vado da mio padre. Invece te stai qui, hai capito? E non gridare! Butta solo le mani, passo di... Che cosa ti impicci te? Invece mi impiccio! Vigliacco, ti ammazzo! Ma basta, smettetela! Levati di mezzo, altrimenti sistemo anche te! E una volta per sempre! Oh, la volete piantare? Oh, fammela finita, ragazzi! Cosa sta succedendo? Fai il porco con Caterina. Non è vero. È lui invece. Sei te che le stai facendo il filo. Mi fate pena tutti e due. Dovreste vergognarvi. Grandi e grossi come siete, a litigare per una smorfiosa collata in bocca. Chi è una smorfiosa collata in bocca? Senti un po', Carlo Marx. Senti tu. Finiamola, adesso basta. Tornate a lavorare, tutti. Va bene, me ne vado. Però non è giusto. E non finisce così. Già che ci sei, dopodomani fai le valigie, torni in collegio e ci resti. Io in collegio non ci voglio più tornare. Tu fai quello che dico io. L'argomento è chiuso. Porca bagiolla. Caterina, ven qui. Cosa succede? Che sei? Papà mi vuole mandare in collegio. Tu non ci vuoi tornare così? Beh, non hai tutti i torti. Anche a me, sai, quelle befane non mi vanno mica giù. Anche se poi a pensarci bene fra loro e questa casa di matti è un po' difficile scegliere, sai? Tu non sei mai andato molto d'accordo col papà, vero? Già, ma a dir la verità io speravo di avere un figlio in gambo. Uno che volesse bene a questa terra come ho voluto bene io. E per questo quando è venuto al mondo l'ho chiamato così. Io primo e lui secondo. Però da come si sono messe le cose, neanche quattordicesimo sarebbe il nome giusto per quel ritardato mentale di tuo padre. E allora mi sono tirato su quel ragazzo, Tonino. È l'unico uomo in gamba di tutta la baracca. Vuoi che ti dica una cosa? Tutti i martedì e tutti i venerdì tuo padre se ne va in città alle riunioni dei consorzi agrari, dice lui. E invece corre a rintanarsi in una casa d'appuntamenti. O combinare poi cosa solo il diavolo lo può sapere. Oh, perché anche lui, Carabea, ce l'ho un bel vecchio, eh? Nonno, hai detto tutti i martedì e i venerdì? Tutti i martedì e tutti i venerdì. Perché quello là, nelle cose da porcaccione, non perde mai un'occasione. È sempre lì al chiodo. Beh, adesso devo andare. Ti ringrazio per quello che hai detto. Oh, posso darti un bacio? Oh, ma guarda che a me non mi piacciono mica poi tanto, sai, tutte quelle smancerie lì dei baci. Ma io ti voglio bene. Ma pur là, da mo. Ciao. Buon saluto. Thank you.
Quel signore tornerà qui venerdì e io ci ho promesso un articolo nuovo. Potresti essere te. Però fatti chiari, ragazzina. Se gli piaci e lo agganci, io voglio 50%, chiaro? E senza trucchi. D'accordo, sono pronta. Bene, bene. Non mi aspettare per il pranzo, starò fuori tutto il giorno. Ma dove vai? Ho la solita riunione al consorzio agrario. Ah, io che pezzo. Ciao. Sarà pronta fra qualche attimo, vedrà che meraviglia. È un bocciolo di rosa, gliel'assicuro. Mi ringrazierà per tutta la vita. Ah, m'è costata un occhio della testa. Ma per lei, signor Moreno, non vado a spese. Ma veramente sono io che non ci vado, eh? Si fa per dire, insomma. Carla, viene subito, eh. Eccomi qua, signora. Carla, vieni, cara. Immagino che dovrei dire qualcosa a questo punto. Già, qualcosa come... Il mondo non è così bello e pulito come sembra. Senti, ti proporrei di non dire niente a tua madre. Lo sai come la pensa. E poi potrebbe far comodo a tutti e due, se vogliamo. Sei una brava ragazza, tu. Dimentichiamo tutto e ricominciamo tutto da capo. D'accordo. Scusa, papà, vorrei restare un po' sola. Fammi scendere. Come preferisci. A proposito, passando davanti al Birocchi, assicurati che abbia ritirato i soldi per le paghe. Va bene, ciao. Ciao. Ragionier Birocchi? Ragionier Birocchi? C'è nessuno? Ragionier Birocchi? Ecco. Mi scusi, signorina. Salve, ragioniere. Ho fatto un salto a portare la mia macchina al maresciallo. La sua l'ha dovuta lasciare al meccanico. E allora mi capisce, eh? Passavo da queste parti e ho pensato di venire a vedere se c'era. È solo in casa? Solo come un cane. Mia moglie dei suoi con i bambini e io... Beh, sono ritornato un po' scapolone. Vuole salire? Non avrebbe qualcosa di fresco da offrirmi, ragioniere? Fa un caldo pauroso. A chi lo dice? Anzi, se permette, mi levo la giacca. Signorina, lei mi consente. Sarei veramente onorato di riceverlo in casa, se me lo permettesse. Me lo permette? Non glielo permetto, ragioniere. Lo pretendo. Oh, lo pretende, che cara! Non avevo capito il gioco di parole. Lo pretende. Oh, si accomodi, la prego, si accomodi. Grazie. Entri pure, la prego. Si metta a sedere dove vuole, eh? Grazie. Un istante, sono da lei. Oh, eccomi qua. Va bene un poco di latte fresco, eh? O preferisci un'orzata? Il latte per me va bene. Ah, faccio in un attimo. Faccia pure. Ecco il latte, signorina. Oh, il latte, grazie. Non era quello che volevo. Oh, certo, certo, grazie. È qui che lavora? Sì, sì, modestamente. Oh, ma s'accomodi, s'accomodi. Sì, mi scusi il disordine, sa. Ma stavo preparando le paghe per suo padre. Ma lo dicevo io che quella macchina di lusso non mi convinceva. Sembrava tanto per bene. Che ho fatto? E chi lo sa, donne, droga, un po' di tutto. Alla larga la tanta gente.
Sì, per me aveva una gran brutta faccia, eh. Sì, ma un brutto individuo, brutto proprio. Mamma! Mamma! Il papà l'ha portato il postino. Ma cos'è? Ma cosa sono questi soldi? Bacia chi mi paga di più. E questa da dove viene, eh? Mo di ben su, chi ti manda? Il barone, il banana. Nessuno mi manda, sono venuta qui per conto mio, perché? Allora ragazzina, se lo vuoi un consiglio, vattene bene, prima di subito. Io non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno, chiaro? Perciò fatevi i fatti vostri. Hai visto? È il primo giorno che la vedo. Sarà meglio avvisare il barone, così ci pensa lui. Bacia chi mi paga di più. Ma come ti sei combinata? Sembri un mascherone. Guarda lì. Dai, vieni ben via. Lasciami, mi rovini il trucco. Grandina. La vuoi piantare? Ti gonfio gli schiaffi se non sta ferma, ad capè. Vai pur là, non... Va bene. E che cosa te ne fai di una come me? Il mondo è pieno di brave ragazze che non chiedono altro che di sposarsi e di mettere su famiglia. Trovatene un'altra, perché ce l'hai proprio con me? Ma vuoi chiudere quella bocca? Neanche per sogno. Tu non sai niente di me, neanche immagini quello che ho fatto. Sono sporca, sporca fino in fondo. Faccio schifo anche a me stessa. Non me ne importa. Ma ti deve importare. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per quei maledetti fumetti che mi avevano riempito il cervello. Ero messa in testa di essere Vanessa, la mangiatrice di uomini. Ci credevo fino al punto che neanche mi accorgevo di quello che stavo facendo. E quando l'ho capito era troppo tardi. Non posso più tornare indietro, lo capisci? Non sono degna di te, di nessuno! Questo lo giudico io. Mi vuoi lasciare? Non ti voglio più vedere. Oh, ma insomma, la devi finire di far tutto da per te, hai capito? Neanche per sogno, chi sei tu? Tanto io a casa non ci torno. Mi vuoi lasciare stare in pace? Tu farai quello che ti dico io, chiaro? Levatelo dalla testa! Ma chi sei tu, il padre eterno? Che te ne importa di quello che faccio? Mi importa, porca vacca! Ma perché? Ma perché? Ma perché ti amo, stronza! Cosa hai detto? Secondo me... ha detto che ti ama e che sei una stronza. Fermati! Ma dove scappi? Fermati! Fermati! Vattene! Se ti prendo! Senti figlio, t'ammazzo! Vattene! Fermati! Non hai capito che ti voglio bene! E tu non hai capito che anch'io ti amo! Caterina! Caterina!